testimone, si prende a un'estremità, d'accordo? Questa è la prima cosa. E si consegna sull'altra estremità, per un semplice motivo. Vieni qui, io faccio, lui mette la mano, quando lo prende lo deve rigirare, lo deve poter riconsegnare senza aggiustarlo, capite? Quindi ci vuole massima precisione per consegnarlo. Il cambio che si utilizza per il cambio del testimone è un cambio alternato, significa che se io ho il testimone nella mano destra, lo devo dare sulla sinistra dell'altra e viceversa. Quindi significa che bisogna mettersi in linea con la spalla. Cioè non si può cambiare il testimone stando esattamente dietro al compagno. Se io ce l'ho nella destra, mi devo sforzare sulla spalla sinistra del compagno. Ok? Muovi un po' le braccia senza girarti, quando dico hop metti la mano dietro. Hop! Ok? Ascoltatemi, come si mette la mano? Pa, pa, pa. Si mette la mano, si fa arrivare a fine corsa, tac, senza sollevare la spalla. Ok? Quando il braccio arriva a fine corsa, basta, rimane così. Le dita sono unite, solo il pollice è aperto, così è la mano, vedete? Basta andare giù e girare la mano verso fuori. Ecco, questa è la posizione, no? Senza piegare il polso. Il polso deve essere sul prolungamento dell'avambraccio, d'accordo? Fuori il braccio. Quindi adesso vi mettete a coppia. Chi sta dietro mano destra, chi sta avanti riceve sulla sinistra, si fa questo giochino qui. Stai fermo, io ve lo faccio vedere da fermo. Muovi le braccia, hop, porta avanti e ritornalo, fai così, quando lo prendi, hop, via, e lo metti dietro e il compagno se lo riprende. Si fanno tanti cambi, in andata e ritorno, d'accordo? Ogni 10 cambi, ogni 10 cambi chi sta dietro passa avanti. E si fa a sinistro o su destro? Ma andiamo avanti, poi dietro. Dovete corrigliare così. Chiaramente non andate sulle pedane. Allora, forza! Chi è senza testimoni? Dai, forza! Aspetta, mettiamo una cosa.